Luglio 2004, in sala giunta della Regione Campania, l'assessorato all'agricoltura della nostra regione e quello della Catalogna stanno stipulando un importante protocollo di collaborazione per la valorizzazione, la promozione e la salvaguardia dei prodotti del Mediterraneo. Assessore Aita, oggi si firma un importante protocollo con la regione catalana. Sì, credo che è uno dei primi protocolli che si firma da due regioni dell'Europa, soprattutto due regioni dell'area del Mediterraneo, sulle questioni dell'agricoltura. Firmiamo questo protocollo avendo individuato due obiettivi fondamentali. Il primo è che noi assistiamo sempre di più per i prodotti del nostri mediterranei complessivi, campani ma anche di altre regioni, che nel mondo ci sta una forte pirateria. Oggi non si fanno più i falsi solo sull'abbigliamento, sulle scarpe, sui gioielli, ma si fanno anche sui prodotti agroalimentari. Abbiamo visto in questi ultimi anni crescere questo tipo di interventi. Da questo punto di vista quindi pensiamo di mettere in piedi un gruppo di esperti sia in termini di agricoltura ma soprattutto in termini legislativi per le norme europee e norme nazionali, per arrivare ad avere della tutela per lo sforzo che abbiamo fatto come Europa ma anche come Campania per valorizzare i nostri prodotti, che poi vediamo attaccati da questi falsi sui mercati. Il secondo aspetto è quello che noi fra qualche anno arriveremo al libero commercio sul Mediterraneo, soprattutto i prodotti agroalimentari. Su questo c'è sicuramente una disparità tra le regioni che stanno nell'ambito dell'Europa e quelli che stanno fuori, soprattutto i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che sono fuori dall'Europa. Quindi da questo punto di vista definire regole precise per il libero commercio sul Mediterraneo, che tutela sia le nostre produzioni ma tutela anche e soprattutto i consumatori dell'Europa. Questi sono i due aspetti che abbiamo cominciato ad affrontare con l'assessore regionale della Catalogna e abbiamo messo in appunto questo protocollo che, diciamo, nella prima fase pone questi due obiettivi. Poi può darsi che nel percorso individueremo altre forme, altre cose, però questo riteniamo, almeno io ritengo, che sono i due punti che oggi l'agricoltura campana e l'agricoltura del Mediterraneo devono affrontare, e quindi arriveremo sicuramente nell'arco di 6-7 mesi a un incontro con tutti gli assessori delle regioni del Mediterraneo, appena abbiamo definito un minimo di valutazione comune, lo sottoporremo a una riflessione e quindi procederemo anche per avere l'accordo delle altre regioni a lavorare in Europa per difendere sempre meglio i nostri prodotti. E la collaborazione nella Campania e la Catalogna? Sono contenti di fare questo gemellaggio Campania-Catalogna, perché vogliono promozionare, salvaguardare i prodotti del Mediterraneo e la dieta mediterranea, che è sana e conosciuta in tutto il mondo, e si fanno promotori di questa iniziativa per poi coinvolgere anche gli altri paesi del Mediterraneo. Complementare. Il ministro Antonio D'Andrea è il consigliere diplomatico del governatore Bassolino e ci può spiegare in cosa consiste esattamente questo protocollo d'intesa oggi firmato. L'impegno fondamentale è lavorare insieme per proteggere gli interessi comuni, perché il Mediterraneo ha le sue specificità, ha le sue produzioni tipiche e bisogna saperle difendere di fronte al rischio della massificazione, della industrializzazione troppo spinta, che faccia perdere il gusto e il valore aggiunto che è proprio delle produzioni veramente caratteristiche e tipizzanti. Si pensa già a qualche altra regione in futuro?
La Regione Campania ha avviato un rapporto molto stretto anche con la Regione di Marsiglia, si chiama, che copre sia Marsiglia che Nizza, quindi tutta la Provenza e la Costa Azzurra. Lì l'enfasi è stata posta piuttosto sulla cooperazione nel campo marittimo e industriale. Collaborazione appena firmato in giunta regionale tra la Regione Campania e la Regione della Catalogna rientra nei grandi eventi di agricoltura, una manifestazione che si tiene per il secondo anno di seguito qui a Città della Scienza e alle mie spalle potete vedere il successo che sta avendo. Stand presenti qui ad Agricoltura Città della Scienza anche quello dell'Arga Campania, ovvero un'associazione di giornalisti del settore agricolo, con me il presidente Franco Landolfo. In cosa consiste l'Arga Campania? L'Arga Campania è un'associazione specialistica che fa capo alla Federazione Nazionale della Stampa, di cui noi siamo associati, e ci occupiamo non solo di agricoltura ma della difesa dell'ambiente, del turismo, della ricerca scientifica. Ecco, il nostro impegno è quello di sensibilizzare i colleghi, e ne abbiamo tanti iscritti alla nostra associazione, tra cui voglio citare anche dei giornalisti che si sono dati alle colture, come la collega Manuela Piancastelli, ottima vinaiola come lei dice, e il collega Luciano Pignataro, che è un grosso esperto, nonché il direttore della Gazzetta di Caserta, Clemente, che fa un'ottima falanghina lì nel Sannio, nella sua città che è Montesarchio, sul Taburno. Insomma, giornalisti sì, ma veri esperti del settore. E tutta l'informazione che raccoglie l'Arga Campania, come la si può avere? Beh, noi innanzitutto, molti di noi sono collegati a giornali, ad emittenti televisive e radiofoniche. Io personalmente, chi mi conosce sa che sono stato vice direttore di Roma fino a qualche anno fa, ora sono editorialista del Roma, mi occupo un po' di tutto. Ecco, da questo punto di vista diciamo che veicoliamo notizie non soltanto ai nostri giornali in cui lavoriamo, ma anche sensibilizzando i colleghi di altre testate, di emittenti radio televisive. E attraverso internet con www.argacampania.it, lì infatti sono riportati tutte le informazioni che riguardano il settore. Chi fa parte dell'associazione oltre i colleghi che ha appena accennato? Fanno parte dell'associazione i colleghi della Campania, noi siamo radicati sul territorio in quanto abbiamo rappresentanti in tutte le 5 province della Campania, nonché un delegato per le isole. Poi bisogna sottolineare anche che l'Arga Campania è una componente nazionale di un'associazione maggiore che si chiama UNAGA. L'UNAGA non è altro che l'unione di tutte le Arga regionali. Siamo in collegamento con tutti attraverso il nostro portale, che devo sottolineare è una grande conquista fatta dal collega Giampaolo Necco. Oltre a me nel direttivo come esecutivo c'è il segretario Marcello Curzio e la tesoriera Antonella Monaco. Come presidente onorario abbiamo il fondatore dell'Arga Campania, che è il collega Mimmo Gargano.
Città della Scienza oggi si è parlata anche di cucina napoletana, storia e tradizione di un popolo di buon gustai. Questo è il titolo dell'incontro che ha visto partecipare ormai l'ambasciatore della cucina, della buona cucina partenopea, che è qui con me, lo chef del ristorante più rinomato al mondo, Don Alfonso, ovvero Alfonso Iaccarino. Ecco, tanti anni, una vita dedicata alla cucina partenopea. Ma sicuramente. Io penso che senza un'origine, senza una cultura, senza il passato così tradizionale come ce l'abbiamo noi, mi sembrava veramente un peccato non poter trasmettere al mondo quello che io ho sempre vissuto quotidianamente. Inizialmente mi sembrava molto complesso e complicato, però più andando avanti ho capito che la gente amava questo modo di fare cucina e senza mai lasciare quelle che sono le nostre materie prime di base ho cercato di fare bene il mio lavoro e soprattutto negli ultimi anni mi sono dedicato molto al recupero di antiche qualità dei nostri prodotti, di antichi prodotti, e in questo momento anche con la Regione stiamo facendo un lavoro molto importante cercando di recuperare tutto quello che era il nostro sistema varietale, tutte le nostre qualità della frutta. Basta dirle, dico una cosa, entrando in fiera all'inizio c'è questo posto dove vengono esposte tutte le materie dell'agricoltura campana, il profumo si avverte dall'ingresso del cancello a 100 metri di distanza. Questo è sintomatico di dire che i nostri prodotti sono qualcosa di diverso e che veramente meritano tutta l'attenzione possibile di chi ci lavora come me e di chi li può gustare. E poi di chi ci lavora come lei, ma trattandoli con cura. Ma sicuramente è molto importante l'esperienza, la curiosità di andare a capire bene le cose, di conoscerle da come nascono, come vengono prodotte e dove vengono prodotte. Se non si conoscono queste cose non si riesce nemmeno a interpretare nella maniera massima e poi un grande rispetto per la stagionalità dei prodotti. Certamente un pomodoro del mese di agosto non può mai essere un pomodoro di una serra olandese del mese di dicembre. La storia, la tradizione e l'amore del popolo partenopeo nelle parole, nello scritto di Maria Orsini Natale e anche per quanto riguarda la storia d'amore di Don Alfonso. Ah sì, sì, la storia d'amore di Livia Alfonso. È una bella storia perché è una storia che va ancora avanti, loro sono ancora ben decisi nei patti, nelle promesse. Io ho scritto anche nel libro che Don Alfonso 1890 che mi sono diversi come carattere e loro mi sembrano quando io li ascolto, sono con loro, mi sembra di sentire il rumore della risacca. Alfonso è impetuoso, quindi va alla riva con impeto, invece Livia è più riservata, quindi questo tornare, questa riservatezza del mare che prima invade la spiaggia e poi torna. Quindi però la risacca ha un solo suono, ecco, e loro mi fanno pensare alla risacca. Il bello anche di questo libro è come racconta l'incontro di questi due ragazzini di nascosto ma per cucinare, quindi uniti dall'amore per la cucina. Cucinare, sì, che è un amore che io capisco anche perché mi piace molto la cucina è cultura, la cucina è religiosità, quindi amo molto la cucina, però la cucina ha bisogno di lunghi tempi e quindi oggi si cucina insomma alla men peggio, non si possono osservare questi tempi di cottura perché non abbiamo più tempo e quindi anche questo mi è piaciuto perché questa caparbietà di Alfonso per i soufflé che poi gli si ammosciavano sempre.